Buongiorno carissimi, buongiorno, grazie, grazie, grazie che mi date questa possibilità sempre di entrare in una porta spalancata nelle vostre case e mi raccomando, custodite come Maria custodiva la parola di Dio. Custoditelo, non ve la fate rubare con dubbi, ok? Perché il dubbio deve essere soddisfatto. Nel momento che ti arriva il dubbio, dagli da mangiare. Non lo devi combattere, gli devi dare da mangiare. Basta che gli dai da mangiare, lo nutri, il dubbio sparisce. Ok? Così è con la paura. Con l'abbondanza dell'amore, l'amore perfetto, dice la Bibbia, l'amore perfetto caccia via la paura. Dunque non sei tu che lo devi cacciare la paura. No, 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 no. Tu assorbi l'amore di Dio, assorbi l'amore di Cristo e l'amore di Cristo sarà quello che caccia via, perché domina nella tua vita, caccia via, combatte per te la paura. Ok? Super. Allora, che cosa desidero trattare? Voglio trattare con il titolo Figlio o titolo? Con il titolo che dice figlio o titolo. Eh sì, perché alcuni hanno l'etichetta, hanno il titolo, ma non sono figli. Io vorrei non avere titolo e essere figlio, che lo sono già, ma dico per gli altri, no? Dunque, sentite in Isaia che cosa dice Dio. Non è Isaia che lo dice, attenzione, è Dio che lo dice. Perché dico questo? Perché poi lo noterete qual è il motivo perché lo dico. Dice Isaia capitolo 45 verso 1, per avere il concetto lo potete leggere poi a casa vostra fino al verso 8 e avete l'idea. Ovviamente io non posso leggere tutti gli 8 versi, ma lo potete leggere voi con calma. Dice così: io ti ho chiamato per nome. È Dio che lo dice, non è Isaia. Attenzione, fondamentale sapere questo. È Dio che dice queste testuali parole. Ok? Ci siamo? Partiamo. Dice: io ti ho chiamato per nome. Ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Mamma mia! Stava parlando al re Ciro all'epoca, al re Ciro, che lo stava chiamando e gli stava dando il titolo da re, perché? Perché doveva ricostruire, aiutare agli ebrei a ricostruire il Tempio. Sentite che cosa dice questo pagano, perché non era ebreo, era pagano, va bene, e Dio gli dice: io ti ho chiamato per nome. Sai, Dio conosce tutti per nome. Non è di poco conto. Ma non è importante conoscere la persona, che Dio conosca la persona per nome. Ma la cosa più importante è che deve essere figlio. Questo uomo, che era pagano, Dio gli sta dicendo: guarda, io ti sto chiamando per nome e ti sto dando un titolo, va bene, malgrado che tu non mi conosci. E c'è gente che, pur non conoscendo Dio, Dio gli viene incontro per dargli aiuto, soccorso, la sua bontà, la sua misericordia. Mi ricordo, ad esempio, mio padre, che non aveva ancora conosciuto a fondo con l'esperienza con Cristo all'epoca, quando era in Etiopia, ebbene, per ben due volte Dio lo ha salvato dalla morte. Non vi racconto tutto nei dettagli, ma due volte. Perché lo conosceva per nome Dio
gli aveva dato anche un titolo per un suo disegno. Ebbene, a Ciro Dio gli aveva detto: io ti chiamo per nome e ti do un titolo per un mio disegno, e speriamo che man mano che tu adempi il mio disegno, che tu possa conoscere me. E c'è gente che entra nel, è chiamato, ha un titolo, entra nel disegno di Dio, ma non lo vuole conoscere, si rifiuta di conoscere, si fa di tutto di allontanarsi da Dio. Malgrado che Dio gli sta corteggiando, gli sta facendo entrare nel proposito di Dio, nel progetto di Dio, nel piano di Dio, loro si rifiutano. Ma guardate che amore che ha questo Dio meraviglioso. Addirittura a una persona, tanto è vero, a parte il fatto che nei Vangeli è scritto che la pioggia cade per i giusti e per gli ingiusti. Guardate la bontà di Dio. Il sole sorge per i giusti e per gli ingiusti. Anche gli ingiusti godono la pioggia, anche gli ingiusti godono il sole. Ebbene, nella medesima maniera, invece di cercare Dio, invece di dire: ok, la pioggia mi sta dando, malgrado che io sono ribelle, malgrado che non sto facendo la volontà di Dio, invece di considerare la misericordia di Dio, no, ci si oppone, terribile. Non facciamo così, miei cari. Non ci opponiamo all'attrazione di Dio. Non ci opponiamo alla chiamata di Dio, non ci opponiamo al progetto, al piano di Dio per la vostra vita. Collaboriamo, facciamo di tutto di essere collaboratori per costruire il Tempio di Dio, il suo regno. Non facciamo come Ciro, che ha aiutato dall'esterno a costruire il Tempio, ma ha rifiutato Dio di Israele. Non facciamo così. Collaboriamo, Dio ti sta chiamando, forse è la prima volta che mi stai sentendo, non lo so, ma una cosa so, che Dio ti sta chiamando, Dio ti sta dicendo: io ho un proposito per te, ti ho chiamato per nome, ti sto attraendo, ti sto chiamando. E non ti allontanare, non fare resistenza al mio amore, perché Dio così potrebbe vincerti. Ma non lo fa, perché è educato, è gentile, è soave, è meraviglioso. Dunque non gli resistere, collabora questa giornata con Dio. Collabora nella tua settimana con Dio, mio caro. Il vero amico che non ti lascia, il vero amico che non ti tradisce, si chiama Gesù. Non ce n'è altra persona, assolutamente. Non lo puoi trovare, te lo garantisco. Perciò rimani con questo tuo amico meraviglioso. E mi raccomando, ci vediamo la prossima settimana, ogni lunedì. Ciao!